Ciao a tutte e tutti, mi sentite? Sì? Allora, intanto grazie mille dell'invito alle compagne e compagni di ADL Cobas, io starò nei tempi, lo prometto, e siamo molto contenti di essere qui. In realtà per noi è anche abbastanza simbolico, lo vedevo prima, le CLAP sono nate più o meno una decina d'anni fa, vedevo che questo congresso arriva circa 10 anni di distanza da quello precedente. È stato un lungo percorso in cui ci siamo incontrati molto spesso con ADL, ma fin dalla nascita, diciamo così, noi abbiamo provato a ragionare attorno a un assunto che non ci convinceva e che era quello che diceva che ci sono dei settori del lavoro che non sono organizzabili, dei lavoratori non organizzabili in cui non è possibile fare attività sindacale. Abbiamo sempre pensato che non fosse vero e abbiamo provato a guardarci intorno e capire cosa si poteva fare rispetto a questo. E una delle cose che abbiamo visto era proprio ADL Cobas e ci sembrava che fosse un sindacato che si occupasse più della sostanza che della forma, che provasse a uscire da una serie di tic che purtroppo osserviamo e magari anche noi abbiamo del cosiddetto mondo del sindacalismo di base, che provasse un po' a sperimentare e che facesse anche una scelta complicata di autonomia e di indipendenza. Ed è quello che abbiamo provato a fare anche un po' noi con CLAP, e sono le stesse cose che abbiamo rincontrato anche negli ultimi anni, in cui abbiamo cominciato a stringere un po' una relazione, a portare avanti un lavoro che ci provasse a condurre in una direzione diversa da quella che vedevamo appunto all'interno del mondo del sindacalismo in generale. Nelle relazioni introduttive si è parlato sicuramente del lavoro intersindacale, di questa rete intersindacale che stiamo provando a portare avanti, che appunto è più un agire intersindacale, perché ci siamo detti tante volte che non ci servono sigle e siglette che si mettono insieme, perché ci siamo detti che non bisogna semplicemente agglomerare le forze o anche le debolezze che ognuno di noi ha, e ci è sembrato importante e ci sembra ancora importante continuare a investire e a lavorare su questo piano. Che cosa vuol dire portare avanti un lavoro che non è la sommatoria di sigle? È una cosa che bisogna sperimentare insieme, tutta quanta da inventare, però è la sfida che un pochino più ci interessa, e mi sembra e ci sembra che abbia vissuto anche appunto nelle introduzioni iniziali, in quella capacità di tenere insieme i grandi temi che sono stati anche annunciati, e un lavoro sindacale che va fatto dentro i posti di lavoro, nei settori, io dico anche nei quartieri, nei territori, nelle città che attraversiamo. Questa capacità di vedere unite e non scindibili le questioni che sono state nominate, quindi la guerra permanente che stiamo attraversando, la crisi climatica, la battaglia che porta avanti il movimento transfemminista contro la violenza maschile sulle donne e contro il patriarcato in generale in tutte le sue espressioni, non sono, a nostro avviso, e credo che condividiamo questa idea, delle questioni che possono essere scisse dalla battaglia per esempio per un reddito incondizionato, per un salario minimo e per i salari in generale. Parlare di transizione ecologica vuol dire interrogarsi sulla trasformazione del sistema produttivo, interrogarsi su una misura come quella del reddito che possa intervenire su queste cose. Parlare di reddito e di salario vuol dire interrogare anche la questione della violenza economica, dell'indipendenza e del reddito di libertà, così come l'ha articolato il movimento transfemminista. Sono tutte questioni che sono legate, a nostro avviso. È un modo di immaginare il sindacato, il sindacalismo sociale, come l'abbiamo definito insieme, un lavoro di rete intersindacale che ci porta più lontano di altri esperimenti, di altre esperienze che sono state fatte in passato. Ovviamente fare questo non vuol dire occuparsi esclusivamente di questioni concettuali, bisogna farlo riuscendo a calarci, a calare questi ragionamenti nella materialità delle cose che facciamo. E quindi, e credo che c'è ancora tanto da fare, ma ci stiamo provando, se ne è parlato prima, terreni e settori come quello dello spettacolo e della cultura, che insieme stiamo provando ad attraversare, all'interno del quale abbiamo provato ad animare lotte anche durante la pandemia, gli operatori sociali e gli OSS, l'abbiamo detto prima, il lavoro domestico, tutti quei settori che sono effettivamente, vengono raccontati come polverizzati, in cui si lavora molto spesso in solitudine, con pochi strumenti a disposizione, dove è tanto difficile organizzarsi sindacalmente, però tanto è difficile quanto è necessario in questa fase, quanto è lì che si riesce forse a ricostruire qualche cosa all'altezza della trasformazione, diciamo, di cui abbiamo bisogno. Cosa vuol dire calare questi ragionamenti dentro la materialità delle cose? È la sfida, è la posta in palio, è quello che stiamo provando a fare insieme. Sicuramente si faranno alcuni errori, alcuni passaggi a vuoto, però mi sembra che
insieme alle compagne e compagni di ADL Cobas e di Sial Cobas ci sia questo desiderio di fare delle sperimentazioni, di cercare di incontrarsi all'interno delle lotte e dentro le pratiche che si condividono prima che semplicemente sulla teoria, e soprattutto mi sembra che ci sia e ci possa essere uno scambio continuo. Noi siamo qui anche per ascoltare e imparare una serie di cose da un'esperienza molto più lunga della nostra, ma dentro a questo percorso insomma ci siamo e continueremo a provarci, a metterci quello che possiamo. Quindi ci limitiamo a farvi gli auguri per il proseguio del congresso e ci rincontreremo nelle lotte. Grazie.